Taranto Bitonto, ovvero sia Mister Nicola Ragno contro il suo passato più recente e forse meno lucente di una carriera onusta di gloria. Un anno fa, circa, il brusco esonero gli fu recapitato proprio contro il Leoncelli al Città degli Ulivi, dopo una tanto netta quanto strana dal punto di vista tarantino, certo, sconfitta. Ma si sa, la pedata dilettante vive anche di oscure congiure di palazzo che spesso prescindono dal valore dei singoli coinvolti in determinate vicende. Ma domani sarà un'altra storia. Dinanzi alla gabbia del leone, ansioso di tornare a ruggire, campeggia inesorabile la scritta "Lavori in corso" e con la rosa, rinforzata sì, ma ancora in fieri, si va all'Erasmo Iacovone con la curiosità di vedere l'effetto che fa. Oltre ai già noti e in parte ammirati nella dolce amara sconfitta con l'Andria, Capece, Di Cecco, Palmisano, Pepe, Sirri e Taurino fra gli over, Caruso, Dario, Diop, Fucci, Tedone, Coglietto Ritorno Zinfollino, Gargano Mariani d'Evangelista promossi dalla Juniores, sono arrivati Andrea Petta, navigato difensore palermitano classe 1992, proveniente dalla Casertana, squadra militante in Serie C, e i giovani Gianmarco Alba, centrocampista centrale putignanese classe 2001, ex Foggia, Luca Di Modugno, difensore centrale tranese classe 2001, di proprietà della Virtus Francavilla ed ex Gravina, Mirko Gallo, difensore centrale calabrese classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Parma lo scorso campionato a Marsala, e Corrado Sguotti, attaccante veneto classe 2002, di proprietà del Cittadella. Dunque, sarà un Bitonto uno e bino quello che sbarcherà nella città bimare, pronto alla pugna da un lato e in pieno ritiro precampionato dall'altro. Il mister bicegliese paga con un turno di stop l'esuberanza eccessiva post partita di domenica scorsa. E così in panca siederà il talismano Gigi Anaclerio. Ci avviciniamo con una condizione migliore rispetto alla settimana scorsa. Sappiamo che abbiamo delle difficoltà, però la squadra è volenterosa, ha seguito il mister, siamo carichi. Questo Bitonto vuole cercare di arrivare più in alto possibile, anche avendo queste difficoltà di inizio stagione. I ragazzi si stanno allenando, non è facile perché ogni ragazzo ha la sua preparazione di inizio stagione, quindi bisogna metterli tutti a regime e seguire un'indicazione di allenamento. Non è facile, però li ho visti bene. Siamo un bel bitonto, poi ci sono ragazzi di categorie superiori, faremo bene.